Buonasera, nel Savonese uno dei comuni maggiormente colpiti dall'alluvione è sicuramente Cisano sul Neva, ed in particolare la frazione di Martinetto dove sono andate distrutte diverse attività commerciali. Siamo andati sul posto insieme al sindaco Massimo Niero e a Cisano sarà dedicata la puntata di microfono aperto in onda domani sera alle 21. Il sindaco chiede in particolare il supporto tecnico da parte delle istituzioni. Sentiamo. Qui anche Cisano ha diritto di ricominciare. Mi pare che voi la volontà ce l'abbiate tutta, però insomma qualcosina vi devono dare. Ma indubbiamente, io non starei a stilare delle classifiche, non è mio uso e consuetudine. Assolutamente, Non assolutamente. voglio mettermi né primo, né secondo, né terzo in fila. Io dico, io sono in quella fila e voglio degli aiuti, perché questo l'hanno fatto le persone, ma l'ha garantito anche il comune. Noi qua siamo intervenuti, abbiamo messo a disposizione pale, tutto quello che potesse essere nelle nostre corde, però le nostre corde sono ben Credo che limitate. anche qualche ditta privata vi abbia così, insomma, vi sia venuta incontro in questi momenti e c'è stata per fortuna anche una solidarietà da questo punto, cioè si è capito il dramma. Ma sicuramente Però non è che questo lo è. possono capire solo i privati, Ma voglio dire. è questo il discorso. Io non posso neanche pretendere che poi tutto l'aiuto sia volontario. Non è giusto, perché queste sono aziende, pagano le tasse, devono lavorare e devono mettere a reddito le proprie aziende. Noi qua abbiamo garantito che gli interventi primari, perché qua non sono ancora finiti, abbiamo da sgomberare tutti i locali ancora qua di dietro. Oggi pomeriggio arriveranno altri due Bobcat e due mini escavatori per consentire almeno di ridare la dignità alle persone. Noi abbiamo già incominciato, abbiamo fatto la nostra parte mettendoci la faccia, stando qua nel mezzo noi tutti i giorni. Ora, ripeto, non è più compito solo mio, ma serve che gli enti più di alto profilo, più di alto livello rispetto al mio, possano intervenire e darci una mano e soprattutto che ci diano delle garanzie, perché i danni sono veramente tantissimi e noi chiediamo solo quello, garanzie per poter ricominciare. E tra i paesi che risultano ancora isolati da venerdì scorso, anche Armo, la strada è infatti minacciata da un movimento franoso. E sentiamo allora il sindaco Massimo Cacciò. Cacciò, anche ad Armo numerosi problemi, il paese è ancora isolato, è così? Certamente, il paese è ancora isolato dal giorno di venerdì, da quando è scesa questa frana. La strada è stata sgomberata, ma c'è questo movimento franoso che minaccia sempre alle porte dell'abitato di Moano, che è una frazione di Pieve di Teco, e quindi anche di Armo. E quindi attualmente, a tutt'oggi, siamo isolati, diciamo, con non poche difficoltà, siamo isolati e cerchiamo di tirare avanti in una maniera o nell'altra con tanto volontariato. Ma che cosa chiedete alle istituzioni, alla prefettura, al Dipartimento Protezione Civile? Chiediamo innanzitutto, logicamente, che il riconoscimento dello stato di calamità che ci deve essere e poi la partenza dei lavori, delle somme urgenze, quelle che sono realmente somme urgenze da partire per poter tornare e avere un briciolo di normalità, perché in questi paesi la dignità è tutto, quindi ci deve essere, vogliamo essere autosufficienti e avere la libertà di poter continuare a stare nel paese. Quanto tempo ci vorrà per avere una parvenza di normalità, secondo lei? Ecco, questo è il punto dolente. Io ho la paura che non è questione imminente, perché a tutt'oggi lo stato di calamità, o come lo vogliamo chiamare, non è ancora stato riconosciuto. Siamo a 3 giorni dal referendum e logicamente il governo non si ferma nel suo girovagare per poter fare un consiglio, per poter dichiarare lo stato di calamità. E questo è molto preoccupante, perché noi siamo lì, possiamo dire fermi, perché le somme urgenze non partono, i lavori delle somme urgenze non partono, è tutto fermo. Ci abbiamo i tecnici della difesa del suolo della regione che vanno in giro a controllare e a darci una mano come comune, un bel supporto, però adesso dobbiamo arrivare anche a stringere e iniziare a mettere in sicurezza e dare un po' di tranquillità anche alla popolazione. In questi giorni abbiamo parlato molto dei danni provocati dal maltempo nell'entroterra imperiese, dove ci sono ancora molte strade bloccate dalle frane e paesi isolati. Andiamo a Arezzo, dove gli abitanti stanno vivendo sicuramente una situazione molto difficile. Questa è la testimonianza diretta di una residente.
Si vive proprio da isolati per il fatto che, va bene che le scorte ce le abbiamo ancora per parecchi giorni, ma poi finite le scorte, se non ci danno d'aiuto non ne abbiamo più. Io sono rimasta qua con mio nipote e mia figlia è rimasta a piedi. Mia figlia al ristorante giù a piedi e dormiva su una poltrona. Arrivederci, buon lavoro. Fino adesso abbiamo resistito bene perché avevo della farina, avevamo le galline che ci danno, che ci abbiamo da mangiare. Andiamo bene, quando non ne abbiamo più, pace. E mentre proseguono gli interventi di sicurezza e di ripristino in tutta l'entroterra imperiese dopo i gravi danni del maltempo, c'è grande attesa anche sulla decisione del governo in merito alla richiesta di stato di emergenza. Sentiamo le aspettative del sindaco di Rezzo, Renato Adorno. La giornata più importante sarà venerdì, quando spero il Consiglio dei Ministri riconosca quello che è successo una settimana fa qui a Arezzo, ma non soltanto a Arezzo, in tutta l'Alta Valle Arosa, perché ahimè la bomba d'acqua ha preso tutto un territorio montano e non ha risparmiato nessuno. Quindi, insomma, e poi ci saranno tutti gli interventi di ripristino di acquedotti, di fognature, di strade comunali e quant'altro che senza le sommergenze, senza lo stato di calamità, un comune piccolo come Arezzo non ha nessuna chance di poterle rifare. E il primo cittadino di Andora, Mauro De Michelis, parlando del ripristino dei danni del maltempo, ha sottolineato l'importanza che i lavori per le somme urgenze siano finanziate nella loro totalità. Il sindaco ha rilanciato questa richiesta ricordando il recente incontro con il presidente della regione Giovanni Toti e con il presidente del consiglio Matteo Renzi, svolto in prefettura a Savona. Sentiamo. Domenica ci siamo riuniti in prefettura, ci hanno riuniti il prefetto di Savona e d'Imperia, ci siamo riuniti in prefettura di Savona, c'erano presenti sia il presidente della regione Totti che il presidente del consiglio Renzi, abbiamo ragionato tutti insieme sui danni alluvionali che ci sono stati in questo periodo a seguito dell'allerta. È capitato che tutti i sindaci si sono trovati in un forte disagio per non avere i fondi disponibili per risolvere questi problemi. Il presidente Totti insieme al presidente Renzi hanno concordato che tutte le somme urgenze verranno finanziate al 100%. D'altra parte, le prefetture si sono complimentate con tutti gli organizzatori di quell'evento perché c'è stato un ottimo coordinamento del territorio, ma c'è stato soprattutto un impegno fortissimo della Protezione Civile che ha fatto sì che l'emergenza non provocasse alcun tipo di disagio alle persone. E cambiamo argomento. È di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la statale 28 all'altezza dei centri commerciali di Ponte d'Assio. Un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro il guardarail. Vediamo. Grave incidente stradale ieri sera lungo la statale 28 all'altezza dei centri commerciali di Ponte d'Assio. Un'auto con a bordo tre persone si è schiantata e ha proseguito la sua corsa ancora per un centinaio di metri. Nel violento impatto si è letteralmente sradicata la portiera lato passeggero, una persona è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita in ospedale in codice rosso. Oltre ad ambulanze automediche del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale che si sta ora occupando degli accertamenti volti a stabilire le cause dell'incidente che non ha visto coinvolti altri mezzi. Il traffico lungo la statale 28 ieri sera ha subito qualche rallentamento per un paio d'ore. Controlli della Polizia Municipale, della Polizia di Stato e dell'ASL questa mattina a Sanremo in alcuni esercizi commerciali gestiti da extracomunitari. Operazione scaturita dopo un esposto presentato al comando della Municipale che segnalava presunti irregolarità. I servizi. Blitz delle forze dell'ordine stamani in via Pietragosti e via Martiri a Sanremo. Nel mirino degli agenti alcuni negozi gestiti da extracomunitari. Al termine delle verifiche è stato anche effettuato un sequestro di merci all'interno di un negozio di alimentari. Ad operare gli agenti della Polizia Municipale coadiuvati dalla Polizia di Stato e del personale dell'ASL. Il provvedimento di accertamento è scattato a seguito di un esposto presentato al comando della Polizia Municipale che accennava presunte irregolarità in diversi esercizi commerciali. Gli agenti, inoltre, nel corso delle verifiche hanno riscontrato irregolarità di natura amministrativa in un negozio di frutta e verdura.
mentre in una rivendita di alimentari in via Martiri è stato organizzato un controllo più preciso della merce trovata. Infatti, nei bancofrigo sono stati trovati in gran numero pezzi di carne e pesce senza le indicazioni previste dalla legge italiana. Saranno ora gli esperti dell'ASL a stabilire i precisi parametri sullo stato di conservazione. Sono iniziati all'Agnese d'Imperia i colloqui con i dipendenti in vista dei trasferimenti e dei licenziamenti. Lo stabilimento imperiese è giunto quindi al suo epilogo. Sentiamo. Dopo un lungo periodo di confronti, proteste e commenti è giunta al suo epilogo la questione della Agnesi d'Imperia. Nelle ultime ore hanno infatti preso il via i colloqui con i lavoratori dello stabilimento imperiese che riceveranno le lettere di licenziamento. I dubbi rimangono sul numero effettivo di posti di lavoro da offrire a Fossano, limitati a poche decine. Secondo i sindacati, ai dipendenti che accetteranno il trasferimento in Piemonte sarà riconosciuto un aumento di stipendio quantificabile in 200 euro ed un contributo di 400 euro al mese per il primo anno con cui affrontare le spese di affitto. I colloqui con i dipendenti proseguiranno anche nella giornata di domani. Nel silenzio generale muore un'eccellenza assoluta italiana e ligure, ha detto Alice Salvatore, portavoce del Movimento 5 Stelle in Regione Liguria. Con essa muoiono le speranze dei 100 dipendenti che si preparano a ricevere una lettera di licenziamento nel modo più freddo e brutale possibile. Eppure, prosegue la pentastellata, la Regione avrebbe le competenze per legiferare a tutela di certi prodotti e della produzione di qualità, ha concluso, puntando il dito contro la Giunta regionale. E si è svolta questa mattina ad Imperia una manifestazione in piazza organizzata dalla rete Studenti Medi. Obiettivo dell'iniziativa era quello di sensibilizzare e portare l'attenzione pubblica sullo stato dell'edilizia scolastica, che anche nel Ponente Ligure presenta numerose problematiche. Vediamo. Manifestazione quest'oggi ad Imperia delle scuole per chiedere cosa? La nostra richiesta è un'attenzione maggiore per quelli che sono i problemi degli studenti, in questo caso la manifestazione è sulla tematica dell'edilizia scolastica perché vogliamo spazi sicuri e vivibili. Problemi che sono relativi soprattutto ad una scuola che cade a pezzi? Non una purtroppo, i problemi di dissesti edilizi sono molti, e non sono in una scuola sola, e in più c'è un problema di sovraffollamento causato proprio da questi dissesti edilizi, alcune scuole cadono e quindi gli studenti devono spostarsi e vengono rinchiusi in queste scuole da 700-800 alunni. Manifestazione nelle strade di Imperia e oggi andrete anche in provincia a chiedere cosa al Presidente? Noi sappiamo che la provincia in questo momento attraversa un momento di difficoltà e sappiamo che i fondi non ci sono, ma vogliamo un'attenzione mediatica maggiore perché il popolo studentesco non può essere sempre considerato per ultimo e per questo chiediamo alla provincia, andremo a chiedere che loro si facciano portavoce della nostra richiesta di fondi in regione piuttosto che dove cercheranno loro i fondi per poter mettere a posto le nostre scuole. La Regione sta lavorando alla riorganizzazione del sistema di arte in Liguria, le aziende territoriali e regionali per l'edilizia, in modo da rendere effettivo il diritto all'abitazione. Prossimamente sarà infatti portata una riforma in Consiglio regionale articolata in tre linee di intervento: aiutare gli inquilini all'acquisto, costruire nuovi stock abitativi per le giovani coppie e le famiglie, rendere effettivi i diritti mettendo fine alle occupazioni abusive e velocizzando i tempi di assegnazione degli immobili. A parlare è stato il Presidente della Regione, Giovanni Toti. La Regione è il primo ente che è chiamato a dare risposte alle fasce più deboli di disagio della popolazione. Lo fa attraverso la sanità, lo fa attraverso il welfare, lo fa attraverso l'edilizia residenziale. Le case ad edilizia assistita devono essere case che rendono effettivo il diritto all'abitazione in questo paese, quindi chi lo può permettere deve cominciare a pagare qualcosa, chi ne ha davvero bisogno deve avere una casa nei tempi ragionevoli per crescere i propri figli e poter programmare il proprio futuro. Porteremo in consiglio una riforma del sistema arte che vorrei avesse tre
linee di tendenza, quella di dismettere nei confronti degli inquilini e quindi aiutarli ad acquisto o anche semplicemente alla manutenzione, purché non sia più un costo coloro che possono permettersi una casa, la costruzione di nuovi stock abitativi per le giovani coppie e le famiglie che vorremmo stessero in Liguria o si trasferissero in Liguria. Effettività dei diritti, tempi certi, fine delle occupazioni abusive, velocità nell'assegnazione degli immobili, rotazione degli stessi, manutenzione e effettività del patrimonio immobiliare di arte. Noi in questa città abbiamo oltre 600 immobili che oggi non sono dati a famiglie perché non sono nelle condizioni di essere ristrutturati e non abbiamo i fondi per farlo. Bisogna, attraverso la vendita, attraverso procedure più rigorose, trovare i fondi per metterli sul mercato e farli ruotare. I criteri dell'accesso sono certamente uno dei temi della questione, perché le famiglie italiane, spesso con un figlio solo, hanno spesso stranieri che li passano davanti perché ne hanno di più, e non perché io voglia penalizzare gli uni o gli altri, ma bisogna tenere conto di come è cambiata la nostra cellula sociale e dei bisogni della famiglia italiana. Noi chiediamo al governo una riforma nazionale, perché al momento non c'è un tema centrale da parte del governo sull'edilizia residenziale pubblica. Servirebbe una riforma nazionale concordata con le regioni, perché io ritengo che le esigenze della Liguria siano diverse dalle esigenze delle altre regioni, non perché noi siamo i migliori o i peggiori, ma perché abbiamo esigenze sociali ed economiche diverse. Noi stiamo investendo tutte le risorse a nostra disposizione, abbiamo investito diversi milioni, direi, di euro ancora negli ultimi mesi proprio per intervenire. È ovvio che poi abbiamo un limite sia economico sia anche di competenza. C'è un lavoro da fare, però credo che siamo anche nella buona strada, insieme a tutti gli altri enti, i comuni in primis, per arrivare a delle soluzioni nel più breve tempo possibile. Sono stati stanziati oggi dalla Giunta regionale i primi 50.000 euro per le attività gestite da EBLIG, l'ente bilaterale ligure per l'artigianato a sostegno delle imprese in difficoltà. Si tratta della prima tranche di una donazione finanziaria complessiva di 100.000 euro. Lo scorso anno i contributi EBLIG hanno interessato 236 imprese. Le imprese con i dipendenti in Liguria sono 6.527, con 20.130 lavoratori dipendenti. Ed è stato approvato dalla Giunta d'Imperia il progetto per rilevare la qualità percepita da parte dei cittadini che si rivolgono ai vari uffici comunali e poter così migliorare i servizi offerti. L'iniziativa interesserà nel corso del 2017 i servizi demografici, tributi, biblioteca, attività educative, sportello unico, attività produttive e commercio. La rilevazione avverrà attraverso la distribuzione ai cittadini che si rivolgono ai servizi interessati a partire dal prossimo 30 gennaio di questionari anonimi che saranno poi raccolti ed elaborati a partire dal 30 giugno 2017. In occasione dell'approssimarsi delle feste natalizie e delle aperture domenicali delle attività commerciali nel centro di Diana Marina, anche per quest'anno la Confcommercio ha rivolto all'amministrazione e al presidente della GM Domenico Surace la richiesta di posteggi gratuiti nelle domeniche dello shopping natalizio, dal primo weekend di dicembre fino all'Epifania. Dall'incontro preliminare con il presidente Surace è stato reso noto che la gratuità dei parcheggi sarà garantita per tutte le domeniche del mese di dicembre. Singolare scoperta oggi nei pressi dell'autogrill di Castellaro, dove è stato ritrovato un serpente pitone. L'animale è stato avvistato dai dipendenti che hanno avvisato la polizia stradale. Si tratta di un pitone albino di 3 metri di lunghezza che era stato abbandonato dentro una scatola e sono ora in corso le indagini per risalire chi abbia compiuto questo strano abbandono. E noi ci fermiamo un attimo, tra poco. Potranno riprendere, grazie ad una clausola di subentro, i lavori per il nodo ferroviario genovese. La Regione ha infatti annunciato di essere intenzionata ad attuare tutti i passi necessari per questo risultato. Ne ha parlato l'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino.
C'è di mezzo un appalto che risale al 2009 per il rifacimento di tutto il nodo ferroviario genovese, un'opera importantissima per tutta la regione, non solo perché facilita i collegamenti naturalmente regionali, ma anche con la Lombardia e il Piemonte. È un'opera che impegna tantissime capitali e quindi tantissime persone che lavorano nei cantieri. Il fatto che l'opera sia bloccata oggi con i cantieri tutti fermi, che più di 100 persone rischino il posto, è doppiamente drammatico. Uno appunto per la necessità che i lavori sul nodo di Genova finiscano nel breve tempo possibile, siamo già molto in ritardo, due appunto per 100 famiglie che rischiano di non arrivare alla fine del mese a causa di questi licenziamenti. È chiaro che la regione non è parte diretta in questo appalto, poiché l'appalto è stato fatto a livello nazionale, ma anche seguendo l'ordine del giorno che verrà votato in consiglio faremo tutti quei passi necessari affinché chi ha la responsabilità di questi cantieri faccia sì che i lavori riprendano immediatamente e con una clausola di subentro che se la prima classificata nell'appalto, quindi chi sta facendo i lavori, non dovesse essere più lei l'incaricata di svolgerli, subentri la seconda, la terza e la quarta, ma l'importante è che da una parte riprendano i lavori immediatamente e che siano reimpiegate tutte le maestranze che oggi sono occupate nei cantieri. Grande successo di partecipazione ieri sera all'auditorium della Camera di Commercio di Imperia per l'incontro organizzato dal Comune e dall'Associazione Palo Libera Tutti, dedicato alla violenza assistita. Un tema delicato che ha richiamato l'attenzione di istituzioni e cittadini. Sentiamo. Jackie, Palo Libera Tutti incontra tante personalità, ma anche la gente comune qui all'auditorium per dire ci sono anch'io, in che senso? Che cosa significa questo? Ci sono anch'io, la campagna di quest'anno dell'associazione Palo Libera Tutti ed è il grido del bambino dentro casa, il bambino che continua a subire in modo passivo o attivo una sorta di violenza che viene perpetuata ogni giorno da parte, o comunque quotidianamente, da parte purtroppo di una famiglia instabile. Instabile dal punto di vista emotivo, affettivo, là dove ci sono delle situazioni di prepotenza fisica, affettiva, verbale nei confronti di una persona che col tempo si indebolisce e che quindi ne diventa la vittima. Oggi sono 6.788.000 le donne che continuano a subire violenza ed è una cosa che dispiace molto, questo secondo i dati Istat, e ci sono a livello giurisprudenziale ancora poca roba parla della violenza assistita, perché lo ricordiamo che sebbene ci sia un impegno, una volontà anche dal punto di vista giuridico, sociale, mediatico di portare avanti questa sorta di violenza assistita del minore, è anche vero che non è un reato ma è un aggravante all'interno dei reati di maltrattamento in famiglia. Ci sono tutta una serie logicamente di cose che possono essere fatte, ma prima di tutto parlarne e spiegare che cos'è la violenza assistita è sicuramente un modo per rafforzare la difesa poi nei casi di violenza familiare, quindi il riferimento alle donne, e il sogno grande sarebbe riuscire a tutelare le donne vittime di violenza e i bambini che subiscono questo tipo di violenza, dando loro la possibilità di vivere in contesti socio-economici sicuramente più importanti. Ecco, un'iniziativa che è stata anche sposata dal Comune di Imperia, assessore Chiarini, una necessità di andare oltre l'impegno sulle pari opportunità, ma schierarsi anche a difesa delle donne, in questo caso anche dei figli. Sì, proprio così. Noi, l'amministrazione comunale, per diciamo, il tramite dell'assessorato alle pari opportunità, ha voluto fin da subito collaborare con la presidente dell'associazione Palo Libera Tutti, in primis nella convinzione, proprio come ha appena detto Jackie, di dover diffondere, insomma, e continuare a sensibilizzare su questo tema così importante, dando anche, come dire, voce alla pretesa, alla richiesta di tutele forti nei confronti anche dei minori che, come si è detto, sono vittime al pari delle donne, tanto più inermi, insomma, all'interno delle mura domestiche che poi per eccellenza dovrebbero essere proprio il luogo, no, degli affetti, della protezione, delle cure, che molto spesso invece diventano scenario di questi brutali
eventuali atti di violenza. Il Comune di Imperia, ripeto, ha voluto collaborare fin da subito, anche nella convinzione proprio che il modo più efficace per attuare tutte questi strumenti di tutela e di supporto alle famiglie, alle donne che vivono queste situazioni, sia proprio l'approccio di rete, quindi fare rete, fare sistema, l'ente pubblico insieme alle associazioni del territorio, e quindi abbiamo un esempio assolutamente lodevole, e tutti in sinergia dobbiamo mettere in campo tutte le nostre azioni possibili affinché insomma questa rete si migliori e si renda sempre attiva a protezione di queste donne. L'iniziativa di questa sera si colloca poi in una rete fitta di incontri che negli ultimi giorni, in occasione della giornata internazionale sulla violenza alle donne, sono stati messi in campo non solo a livello territoriale ma direi nazionale e internazionale, e questo è molto importante per dar voce a una corale condanna di questo fenomeno. L'auspicio è senz'altro quello che l'attenzione non si fermi allontanandoci da questa giornata internazionale, ma anzi tutti i nostri spunti possano dare supporto e sostegno continuamente. Questo è quello che ci auguriamo anche per il futuro. Era presente all'incontro anche il procuratore capo di Cuneo, Francesca Nanni, che ha portato la sua esperienza di magistrato. Sentiamo. Dottoressa Francesca Nanni, procuratore capo di Cuneo, ecco, anche lei presenta questo incontro, ma c'è un modo per combattere, contrastare, difendere anche la violenza assistita, cioè in qualche modo riconoscere questo come un reato aggiuntivo, un aggravante se vogliamo? Ma negli ultimi anni da un punto di vista tecnico sia il legislatore che alcune pronunce giurisprudenziali hanno mostrato una maggiore attenzione verso la parte lesa dei reati in genere e verso le parti lese del reato di maltrattamenti nelle sue varie forme. Quindi sono stati posti in atto degli strumenti, a mio avviso anche molto efficaci, sia a livello processuale sia anche a livello di indagini, che aiutano sicuramente a cercare di arginare questo fenomeno. Abbiamo tante denunce, alcune anche gravi, sia fra la popolazione di origini italiane sia molto anche fra gli stranieri magari residenti nel nostro paese. E direi che un po' in tutti gli uffici di procura si sono creati dei gruppi specializzati, così come anche nelle varie forze dell'ordine si stanno specializzando, appunto si stanno creando delle professionalità per seguire meglio specifici protocolli di indagini e quindi per accertare meglio fatti di questo genere. Importante che questo si faccia, dall'altro lato molto brutto, perché vuol dire che è diventata un'esigenza pressante quella di specializzarsi in casi di violenza nei confronti delle donne. Sarebbe bene che non ce ne fosse bisogno, voglio dire. Guardi, sinceramente io non so dire se, perché i casi sono veramente tanti, occupano il lavoro dei pubblici ministeri e dei giudici in modo significativo, e non so dire quanto questa percentuale corrisponda ad un aumento del fenomeno oppure quanto sia dovuto all'emersione del fenomeno che magari in tempi passati rimaneva occulto. Io sinceramente non lo so dire, sono un tecnico, sono abituata ad agire, quindi noto che ci sono molte denunce e che occorre quindi specializzarsi per cercare di rispondere meglio al contrasto di questi fenomeni. E passiamo ora all'angolo di Daniele La Corte. L'intervento di Daniele oggi è dedicato ai cosiddetti furbetti del cartellino.
il numero dei dipendenti pubblici infedeli cresce a dismisura. Non servono le tirate di orecchie, le denunce e le condanne. Le lezioni impartite dalla magistratura scivolano come acqua piovana. I furbetti del cartellino, dopo Sanremo, sono saltati fuori in ogni dove, andando a rimpinguare il lungo elenco di malefatte. Infedeli dipendenti dei comuni, come quelli delle province e dello Stato, ma anche lavoratori privati. Il vizietto non passa a nessuno e la voglia di non lavorare, nonostante i posti siano sempre più esigui, perché assottigliati dalla crisi, la gente non ha voglia di far niente. Abbiamo già parlato di disoccupazione, di crescita pari a zero per i giovani, ma la voglia di non fare niente abbraccia quelli che il posto di lavoro ce l'hanno e anche assicurato. Sono soprattutto quelli del contratto a tempo indeterminato che più di altri fanno i lavativi a discapito dell'amministrazione pubblica e di coloro che purtroppo sono disoccupati o tagliati fuori dal mondo del lavoro esclusivamente per motivi anagrafici. L'ultima notizia in ordine di tempo è legata al mondo della sanità, settore che vede non poco assenteisti e dove la magistratura sta ficcando il naso. Ad Arquata Scrivia due medici sono finiti nei guai perché pizzicati a segnare visita a domicilio come guardia medica senza averne mai effettuate. La denuncia è per interruzione di pubblico servizio per aver chiuso in anticipo di mezz'ora la guardia medica, di omissioni dati d'ufficio per non aver risposto ad almeno 25 chiamate di cittadini bisognosi di cure e non solo, altra denuncia per truffa nei confronti della regione per aver ottenuto il pagamento di parte di stipendio non dovuto. E dulcis in fundo, ciliegina sulla torta, anche la denuncia per peculato, per aver usato a scopo privato automezzi dell'azienda sanitaria locale. Sabato ad Imperia dalle 15.30 alle 17 presso la sala conferenze del Museo dell'Olivo si terrà la conferenza Alzheimer, dalla cura della patologia alla cura della persona. L'incontro ad ingresso libero organizzato dalla società operaia di mutuo soccorso il dottor Raineri a cura di Tiziana Anaclerio ha l'obiettivo di aggiornare i familiari dei malati, gli operatori del settore e tutti coloro che vorranno partecipare sulla malattia, sui progressi della ricerca e sui metodi di cura. Per la parte relativa alla diagnosi e cura della patologia interverrà Massimo Tabaton, professore di neurologia all'Università di Genova. Per la parte relativa alla cura della persona interverrà invece il dottor Franco Zanoni. E prosegue fino a sabato la campagna Fatti un regalo, fai il test, promosso da Lila Onlus, Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS. L'invito è appunto quello di sottoporsi al test per verificare l'eventuale sieropositività, in quanto molte persone affette da AIDS non ne sono consapevoli e rischiano quindi di contagiare altre persone. Ora la linea va alla nostra redazione di Genova per i soliti 120 secondi di notizie dal capoluogo ligure. Ben ritrovati gentili amici con il consueto appuntamento con l'informazione da parte di Imperia TV. Cominciamo subito con la cronaca perché sono state aperte le buste del bando di gara per aprire entro dicembre 2017 il cantiere dello scolmatore del torrente Bisagno, un'opera da 165 milioni di euro attesa da oltre 40 anni per mettere in sicurezza idrologica l'intera città. Lo ha annunciato il responsabile di Italia Sicura Erasmo De Angelis a Palazzo Ducale all'incontro pubblico chiamato Progettare l'assetto idrogeologico. Genova oggi è la città europea con più investimenti per la sicurezza idrogeologica, sottolinea lo stesso De Angelis. Un cantiere a cielo aperto e la dimostrazione che gli italiani sono capaci di fare qualsiasi cosa se lo vogliono. Il cambio di passo è stato evidente, abbiamo voltato pagina per la sicurezza di tutti i cittadini. 2,5 milioni di euro a fondo perduto come contributo della Giunta regionale Ligure per ripristinare le normali condizioni di vita nelle zone colpite dal maltempo la scorsa settimana. Lo ha comunicato a margine del convegno sul dissesto idrogeologico, svoltosi anche questo a Palazzo Ducale, l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. Le risorse verranno stanziate dalla Giunta in attesa del riconoscimento
da parte del governo dello stato di emergenza richiesto dal presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. Nell'attesa della risposta proprio del governo, ha spiegato Gianpedrone, stiamo ragionando su una serie di interventi economici. Passiamo adesso all'ultima notizia, perché il settore dell'edilizia mostra un forte segnale di ripresa in città, almeno stando ai dati degli oneri di urbanizzazione raccolti proprio dal Comune di Genova. Gli introiti sono infatti passati da 3 milioni e mezzo di euro del 2015 a 5,4 milioni nei primi 10 mesi del 2016. È uguale, ma a una certa ripresa, ha commentato il vice sindaco Stefano Bernini. Il nuovo PUC dunque ha creato questo effetto, ha concluso. Alla fine dicembre avremo il dato complessivo. Da Matteo Sacco e da Genova è tutto, la più cordiale. Buona giornata. Ed ora veniamo alle nostre rubriche, iniziamo dagli appuntamenti di Riviera Venti, poi i cantieri sull'Autofiori e il quadro meteo. Questi cantieri in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della A10 Savona confine di Stato da lunedì 28 novembre a domenica 4 dicembre. In direzione Francia, carreggiata nord, tra Pietraligure e Dalbenga, chiusura della corsia di sorpasso per l'installazione delle barriere di sicurezza dal 28 novembre al 2 dicembre. Tra Armaritaggio e Sanremo, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta dal 28 novembre al 4 dicembre. In direzione Genova, carreggiata sud, tra Armaritaggio ed Imperia Ovest, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento sismico del viadotto Taggia dal 28 novembre al 4 dicembre. Tra Albenga e Borghetto Santo Spirito, chiusura della corsia di sorpasso per l'installazione di barriere di sicurezza dal 28 novembre al 2 dicembre. Vediamo le previsioni del tempo con ARPAL Meteo Liguria. Domani è venerdì 2 dicembre. L'avvicinarsi di un flusso freddo da nord-est porta ad una diminuzione della pressione al suolo e determina una circolazione ciclonica di venti sul Ligure, con addensamenti nuvolosi anche consistenti nei bassi strati, in particolare sul centro Levante, dove non si escludono deboli piogge sparse. Umidità su valori alti, venti deboli dai quadranti meridionali con locali rinforzi fino a moderati, in particolare sul centro della regione. Il mare sarà mosso a ponente, tra mosso e molto mosso a levante. Dopodomani, sabato 3 dicembre, il flusso freddo umido proveniente dalla pianura padana investe la nostra regione, apportando nuvolosità irregolare più consistente sul versante padano, dove non si escludono possibili piovaschi. I venti settentrionali e temperature in calo. Umidità su valori medio-alti, venti moderati da forti e prevalenza settentrionali, mare mosso in calo, a poco mosso a levante e sull'estremo ponente. In chiusura vi ricordo le stelle della ricerca, le stelle dell'AIRE, l'Associazione Italiana per la Lotta alle Leucemie, Linfomi e Mielomi, che troverete su tutte le piazze dall'8 all'11 dicembre. Imperia TV contribuisce anche a questa iniziativa. Grazie per essere stati con noi, buona serata.